ISPA è importante che si occupi di mobilità sostenibile fondamentalmente per due motivi. Uno perché è un istituto scientifico di ricerca, è un organismo di supporto al Ministero dell'Ambiente in quelle che sono tutte le politiche innovative che prevedono fondamentalmente la decarbonizzazione e quindi un utilizzo meno dei combustibili fossili. Quindi questo, diciamo, è la principale visione dentro cui noi oggi operiamo, e non c'è dubbio che la mobilità, sia in termini di inquinamento ma anche di produzione di gas clima alteranti, mi riferisco ovviamente alla mobilità molto incentrata sull'uso della macchina individuale o comunque sia anche nel trasporto merci, sull'utilizzo di camion, di furgoni, contribuisce notevolmente da questo punto di vista, diciamo, da un lato alterare ad incrementare i gas clima alteranti e dall'altro anche l'inquinamento atmosferico, poiché nella combustione dei combustibili fossili è noto che si producono tutta una serie di inquinanti importanti. Quindi è abbastanza normale che un istituto che si occupa di ambiente si occupi anche delle modalità alternative con cui ci si può muovere sia all'interno delle città che, diciamo, più in generale nel paese. Questo anche impegna l'istituto ad organizzarsi, essendo un istituto che deve dare anche l'esempio a questo riguardo, deve anche organizzarsi per far sì che la mobilità del proprio personale avvenga nell'ottica che dicevo prima, quindi nell'attivare tutte quelle modalità che stanno sotto l'egida sostenibile, per cercare appunto di dare l'esempio in questo senso, per cui dall'organizzazione nell'avere appunto un mobility manager all'interno dell'istituto, ad incrementare l'utilizzo del trasporto pubblico, ad incrementare l'utilizzo di mezzi come quello della bicicletta, a incrementare anche a favorire tutte quelle modalità come il car sharing e il carpooling, che oggi, insomma, si sono sviluppate abbastanza nel nostro paese. Tutte queste situazioni devono in un qualche modo essere introitate anche nell'attività giornaliera dell'istituto, per fare in modo che il personale che viene a lavorare ovviamente possa utilizzare tutte queste modalità alternative di spostamento. La strada non è semplice, è molto lunga, però, diciamo, le due motivazioni sono queste, quindi una verso l'esterno nelle funzioni che l'ISPRA svolge a supporto del Ministero non solo, e nell'altra anche in quanto istituto di ricerca che si occupa di ciò, dare l'esempio organizzandosi anche in modo per costituire una sorta di best practice. La figura del mobility manager è sicuramente una figura importante ed è una figura su cui si discute da tantissimo tempo, non è una novità, forse sono più di 10 anni che è stata istituita questa figura proprio con l'obiettivo di organizzare nel caso specifico parliamo dell'istituto, appunto, gli spostamenti casa lavoro dei dipendenti, oltre che farsi carico anche degli aspetti, come posso dire, acculturamento sul tema che deve essere assolutamente centrale. Quanto poi queste figure in realtà abbiano i mezzi per poter intervenire in maniera incisiva, questo è un argomento del tutto aperto, perché possiamo dire che oggi, alla distanza di tantissimo tempo, in altri paesi, soprattutto i paesi nord europei, sicuramente queste figure non solo sono state valorizzate, ma il loro lavoro è stato anche utile per cambiare i comportamenti nella direzione della sostenibilità. Nel nostro paese, devo dire, ci sono sicuramente delle buone pratiche un po' a macchia di leopardo, ma direi che la strada è ancora lunga. Perché? Perché c'è una sorta di considerazione, come posso dire, quasi un minus, cioè nel senso che non viene considerato da parte a volte delle stesse amministrazioni un'attività importante. Quando si parla
magari in qualche salotto si dice benissimo il mobility manager, com'è bella la mobilità sostenibile, quando si tratta di mettere in atto situazioni concrete, prendere impegni precisi, fare un lavoro con i dipendenti, prendere eventualmente qualche provvedimento, tutto diventa più difficile, più complesso. Quindi da questo versante io credo ci sia moltissimo da fare. Per quanto riguarda la tutela del dipendente, che utilizza magari la bicicletta per gli spostamenti, c'è una discussione anche questa, diciamo da diversi anni, perché non è mai, nel passato non veniva riconosciuto il cosiddetto incidente in itinere, quindi non c'è dubbio, soprattutto in quelle situazioni dove il ciclista non è, diciamo, fortemente protetto, dove magari non c'è un sistema di piste ciclabili ben organizzato, non c'è una struttura urbanistica tale che metta in condizione il dipendente di poter utilizzare una bicicletta come spostamento casa-lavoro, è evidente che diventa ancora più importante il fatto che se succede un incidente ci sia un riconoscimento da parte dell'istituto preposto, diciamo che quell'incidente si è svolto durante di fatto durante l'orario di lavoro, quindi, o comunque sia mentre si andava a lavorare, quindi viene riconosciuto da parte in questo caso dell'INAIL. C'è stata una grande discussione su questo, diciamo che il quadro normativo oggi è molto più avanzato rispetto al passato. L'incidente in teoria, non solo neanche in pratica, l'incidente in itinere in bicicletta viene riconosciuto. Diciamo così come in altre situazioni, la fase gestionale, cioè una volta fatta la norma, questo succede per tantissime situazioni, e poi è l'applicazione di questa che invece presenta alcune difficoltà. Quindi non solo forse c'è da lavorare ancora dal punto di vista normativo per rendere ancora più chiari questo tipo di tutela e per cercare anche di avere una legge quadro sempre più, diciamo, amica della mobilità sostenibile, però credo che sia assolutamente opportuno anche studiare dei meccanismi che poi rendano questi quadri normativi concreti. Purtroppo nel settore ambientale, in senso lato, di queste situazioni ce ne sono tantissime, ci sono tantissimi decreti legislativi, di norme, di leggi quadro importanti che riguardano l'ambiente che non sono mai stati emanati, ed è evidente che questo alla fine provoca dei problemi. Dal 17 al 22 settembre si svolgerà, come ormai da diverso tempo, la mobilità, diciamo la settimana per la mobilità sostenibile. È un'iniziativa che a livello europeo è partita da numerosi anni e durante questa settimana si svolgono in tutto il paese una serie di iniziative che tendono a promozionare e in un qualche modo a porre l'attenzione sull'importanza della mobilità alternativa, quella che è l'utilizzo del veicolo individuale, diciamo in questo caso della macchina. Anche quest'anno, in maniera più strutturata e organizzata, ISPRA organizza una giornata dedicata e che si focalizza molto appunto sull'attività del mobility manager. Questa giornata non deve essere solo come posso dire, un modo per ricordare che si può fare anche in modo diverso, ma deve poi essere una giornata che fa iniziare, almeno per quanto riguarda ISPRA in questo caso, tutta una serie di iniziative concrete che poi si svolgano tutto l'anno, perché questi momenti puntuali sono sicuramente importanti di sensibilizzazione. Se si riducono solo alla giornata o alla settimana, è evidente che non incidono su quella che è invece una progettualità più complessiva. Ecco, io credo che alcune esperienze importanti qui in istituto siano state fatte.
e di conseguenza, partendo da queste esperienze, si possa assolutamente incrementare, con un impegno magari più presente dell'amministrazione, tutte quelle buone pratiche che vadano nella direzione della sostenibilità ambientale, in questo caso relativamente alla mobilità del personale dipendente.